Antiparassitari, è venuto il tempo degli antiparassitari. Ieri, chi mi segue ha visto che eravamo in collina con le biciclette, ci correvano appresso i pappataci. Quindi stiamo iniziando ad avere il problema. Allora, antiparassitari efficaci contro la Leishmania tecnicamente non ce ne sono. L'Advantix, il Seresto, il Triact non sono in grado di prevenire il morso, ma fanno sì che quando il pappataccio morde, dopodiché muore e non può trasmettere la malattia ad altri. Quindi non affidatevi a questi prodotti. Problema: tossicità nel gatto, discorso di stamattina. I gatti metabolizzano male tutti i piretroidi. Quindi se mettete la fialetta di Advantix al gatto, ci rimane secco. Lo stesso vale per tutti gli altri che contengono piretroidi. Quindi se vedete c'è il simbolino del gatto con la croce, non si può usare. Quindi cosa fare se c'è convivenza tra cane e gatto? Io personalmente ho un cane che convive col gatto. Allora, il Seresto si può utilizzare in entrambe le specie, quindi potete mettere il Seresto, magari non al gatto perché si può impiccare, ma al cane sì. Poi, come altri prodotti, io utilizzo Seresto e Alfaxoline, che sono la Simparica, la NexGard, il Bravecto. Il Bravecto non lo preferisco, Simparica e NexGard. Prodotti esterni. Quel collare che abbiamo messo oggi, K-Care, fa un fortissimo odore di citronella, potrebbe funzionare come repellente esterno e dura, una decina di giorni ci dura, quindi costa 6 euro, anche se lo cambiamo 3 volte in un mese è un'ottima soluzione. Quindi se utilizzate Advantix o gli altri prodotti, avete un gatto, attentissimi, perché se convive col cane ci può essere rischio di tossicità, specialmente il giorno che lo mettete e quando loro si fanno le pulizie. Un bacio, ciao!